questo momento siamo disponibili, cioè, come se anche fin da mercoledì, da quando sono venuti, cioè, mi sono messo tutto a disposizione, cioè, nel senso documentazione, tutto quello che era necessario, perché noi siamo ben contenti di fare chiarezza. Fabio Palmieri, direttore del Consorzio Comars e presidente di Federsolidarietà Toscana, commenta così quanto si presume sia accaduto nella casa accoglienza per minori, gestita appunto dal Consorzio Comars di San Martino a Vitiano, frazione alle porte di Arezzo, dove due ragazzini di 15 e 16 anni, uno con disabilità, avrebbero abusato sessualmente di una bimba di 11 anni, disabile anch'essa. La piccola è stata già trasferita in un'altra struttura di sostegno. Allora, hanno negato, insomma, a poche parole dei fatti contestati. Al momento ci sarebbero degli accertamenti in corso per verificare eventuali responsabilità di omessa vigilanza nei due episodi contestati. Gli operatori della comunità hanno fatto tutto quello che sempre, diciamo, in questi 13 anni, che nel senso hanno sempre operato in maniera adeguata e con le giuste attenzioni, insomma, nei confronti di tutti i ragazzi. Insomma. La tentata violenza sessuale e la violenza sessuale sono invece al momento le ipotesi di reato per le quali starebbe procedendo la procura per i minori di Firenze. Uno dei due ragazzini infine avrebbe già ricevuto un avviso di garanzia.